Ora dunque, parola del Signore, ritornate a me con cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza, e si impietosisce riguardo alla sventura. Sonata la tromba, venite, radunatevi tutti. E il Signore ha risposto al suo popolo: ecco, io vengo a voi, allontanerò da voi quello che viene dal male, spingerò i vostri nemici fino al mare orientale. Non temere, o terra, io sono il tuo Dio. Voi figli di Sion, rallegratevi, gioite nel Signore, perché il Signore vi darà la pioggia e l'acqua a tempo opportuno. Queste parole del profeta Gioele noi le assumiamo questa mattina per invitarci tutti al ritorno al Signore. Ritorniamo al Signore perché ci fa trovare. E Dio, nostro Padre e nostra Madre, che con la fermezza del Padre e la tenerezza della Madre si rivolge a voi: ritornate figlie, ritornate a me, perché io sono lento all'ira, ma grande nell'amore. Io vi darò quello che finora non avete avuto, ma uscite voi tutti. Esca lo sposo e lasci il suo talamo, esci l'uomo, esca la donna, escono i bambini, escono i sacerdoti dal loro santuario e vengono tutti a me, perché per tutti io ho viscere di misericordia e di amore. Questa mattina sentiamo questo invito potente di Dio al ritorno, questo Dio che ha tanto amore per noi e tanta tenerezza per i suoi figli, Dio che insieme è padre, che insieme è madre, che sollecita della sorte dei figli. Ecco il grido di Dio: tornate a me, perché volete perire, voi israeliti. Ricordatevi di me, che sono il vostro padre e la vostra madre. Il Signore vuole prenderci per il cuore questa mattina, ma vuole che noi decisamente torniamo a Lui. O Signore, noi abbiamo ascoltato questa mattina il tuo grido e vogliamo tornare a te, vogliamo cambiare, vogliamo convertirci, vogliamo camminare per la tua strada, perché nessuno ci può aiutare, nessuno ci può dare quello che noi di cui noi abbiamo bisogno. Soltanto tu che sei padre puoi soddisfare i tuoi figli. Vogliamo tornare a te, o Signore, vogliamo vedere il tuo volto di padre, il tuo volto di madre. Vogliamo prostrarci ai tuoi piedi, vogliamo abbracciarti, vogliamo rientrare nella tua dimora e godere della tua presenza. O Signore, lavaci questa mattina, perché non possiamo entrare nella tua dimora se non siamo purificati. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri pesi, perché non possiamo con tutti i pesi entrare nella tua dimora. Purificaci, o Signore, liberaci, o Signore, dei nostri pesi, e noi saremo con te. Acqua di Dio, vieni a purificarci. Spirito Santo di Dio, vieni a purificarci da tutti i mali che noi abbiamo contratto lungo il nostro cammino. Acqua del costato di Cristo, viene a lavarci, perché noi possiamo rientrare nella tua dimora. Liberaci, o Signore Dio onnipotente ed eterno,
Dio liberatore, liberaci da tutti i nostri pesi, da tutto ciò che ci ingombra, perché noi possiamo ritornare a te leggeri ed entrare nella tua dimora. O Spirito di Dio, scendi, scendoci di noi, perché noi possiamo avere la forza di ritornare, di rimetterci in cammino, di passare attraverso la purificazione, di liberarci da tutti i nostri pesi per stare nella casa del padre e della madre, nella casa di Dio. Spirito di gridatevi a Dio perché apri il suo cuore di misericordia, gli di a noi erei all'arano, gli di a noi erei orenano, le mie viscere si muove la misericordia di voi, venite. Io sono il vostro Dio, io li murarina nomi a lei, a lei, a lui, a lei, a noi, a lei era mia, a lei, a lei, a lei, a lei. Uscite grandi, uscite piccoli, uscite uomini, uscite donne, lasciate i vostri giacigli. Venite a me, c'è il posto della mia casa, nel mio cuore. Si aruanino nomirino io, ere, diana, rena, maria, re, io, re. Ecco, prima di entrare nella mia dimora, prima di entrare qui, prima di varcare la soglia, purificatevi, lavatevi, purificatevi, lavatevi, perché puri possiate entrare nella mia casa, che è la casa vostra, la casa del vostro Dio. Ecco, vi aspergerò di acqua pura e sarete purificati, popolo mio. Purificatevi, lavatevi ed entrate puri nella mia casa, perché io voglio vedervi belli e splendenti davanti ai miei occhi, perché voglio darvi vesti nuove per sedervi accanto a me. Io sono il vostro Dio, io sono vostro padre e vostra madre, dice il Signore. Lavatevi, purificatevi e sedete accanto a me, perché io voglio parlarvi. Sì, o Signore, aspergici di acqua pura, purificaci, o Signore, con l'acqua che sgorga dal tuo costato, purificaci, o Signore, con l'acqua che noi nel tuo nome benediciamo e rinnovi in noi la grazia del Santo Battesimo. O Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, alleluia. A quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza, ed essi canteranno, alleluia. Ecco sgorga dal tuo fianco, Cristo Signore, la fonte di salvezza che lava il nostro peccato, ci purifica delle nostre brutture, perché noi possiamo stare davanti a te con cuore puro. Amen. Signore, purificaci, mondaci, lavaci,
nella mente, nel cuore, nei sensi, nell'anima e nel corpo, perché possiamo essere creature monde, creature nuove, e possiamo così esercitare il nostro sacerdozio nella tua casa. Tu dici, voi siete una stirpe eletta, popolo santo di sacerdoti re, voi uomini e donne, tutti, proclamate le meraviglie del Signore, egli ha vinto le tenebre del male e vi ha chiamati alla sua santa luce. Alleluia. Alleluia. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore in questo giorno da te benedetto. Allarga le tue mani su questo popolo, su questi uomini, su queste donne, su questi grandi e su questi piccoli. Ravvivi in noi il ricordo della grazia del Santo Battesimo, perché ti possiamo servire con cuore puro e possiamo rivedere il tuo volto. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. O Madre Santa, salve, noi ti salutiamo, sorgente della vita. O Madre Santa, che ci hai dato il Salvatore. O Madre Santa, o Donna, che ci hai dato Dio e hai mostrato il volto di Dio. O Madre Santa, che ci hai dato Gesù, in cui risplende il volto del Padre e il volto materno del Padre. O Madre Santa, che hai dato i tuoi lineamenti a Cristo Signore, i tuoi lineamenti di donna, perché da te soltanto è nato il Salvatore. O Madre Santa, noi ti salutiamo e ci prostriamo in questo momento davanti al tuo Figlio Gesù e lo adoriamo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, o Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi Suoi, e a Lui noi dobbiamo rendere conto. Poiché dunque abbiamo un grande sommo sacerdote che ha attraversato i cieli, Gesù, Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della nostra fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato Lui stesso provato in ogni cosa, come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno. Parola di Dio. Grazie, grazie. Il Signore sia con voi. Seguimi.
i peccatori e i pubblicani, diceva ai suoi discepoli, come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori? Avendo udito questo, Gesù disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del parole del Santo Vangelo siano cancellati i nostri peccati. In questo momento io voglio invocare lo Spirito Santo perché mi illumini e mi dia le parole giuste per farvi entrare nel mistero della misericordia infinita di Dio, per farvi contemplare il volto meraviglioso di Dio, nostro Padre, un Dio ricco di misericordia, per farvi incontrare, per incontrarci tutti con il volto misericordioso del nostro Sacerdote eterno, Cristo Signore, col volto femminile del Padre e del Figlio suo Gesù, per quella misericordia che è tracciata in tutti i suoi lineamenti e che ci accoglie. Abbiamo un sacerdote misericordioso che ha preso su di sé tutte le nostre miserie umane, tranne il peccato, come dice la prima lettura, che ci parla con una parola tagliente che penetra dentro di noi, ci taglia dal peccato, ci scarnifica e ci recupera. Lui, Figlio del Padre misericordioso, che ci mostra le viscere di misericordia perché ama i suoi figli e non vuole che nessuno sia perduto, perché ognuno di noi è come parte di Lui. Ecco il Padre che ha mandato il suo figlio e il suo figlio passa e incontra un peccatore, Levi. Tutta la folla attorno a lui, uomini, donne, grandi, bambini, una grande folla. E il suo sguardo si posa su un peccatore, Levi, Matteo, Levi Matteo. E gli dice, seguimi. E all'istante Levi Matteo lascia il telonio alla cui ombra giaceva, cambiando il denaro di questo mondo, intento agli affari di questo mondo, lascia tutto e segue il Maestro, ma prima vuole dare il pranzo di addio alla sua vita per seguire il Signore, e chiama tutti quelli della città, i grandi peccatori, che si radunano alla mensa con il Signore, e Gesù che guarda tutti con amore, guarda con amore tutti, agli occhi di Dio Padre, agli occhi di Maria sua madre.
lo rimproverano perché mangia con i peccatori e dice: non sono venuto per i giusti ma per i peccatori. Imparate quello che è scritto: misericordia voglio, non giustizia, non sacrificio. Sono venuto per la vita, non per la morte. Sono venuto per la liberazione, non per la condanna. Sono venuto per salvare tutti, perché tutti mi appartengono. Il mondo è mio, tutti voi siete miei, e non voglio perdere nessuno di ciò che ho creato, perché il mio spirito è in ciascuno di voi, anzi è in tutte le cose. Gesù passa, chiama, questa mattina chiama anche te, uomo che siedi al telonio, chiama te, donna, chiama te in qualunque situazione ti trovi, e ti chiama perché ti ama, non ti chiama per interesse suo, egli è beato, ma ti chiama perché tu sei felice come lui, ti ha creato per la felicità, e non c'è maggiore gioia per colui che chiama che renderti felice, perché ti ha creato per essere felice. Tu hai scelto la tua infelicità, illudendo di cercare la felicità l'hai perduta, ti sei allontanata dagli occhi del padre tuo, di tua madre, credevi di trovare e non hai trovato. Ritorna al tuo Signore, ritrova il tuo Signore, perché il tuo Signore è fonte di felicità, per Lui sei stato fatto e Lui troverà compimento tutto quello che si agita nel tuo cuore. Fratelli e sorelle, è dai giorni che mi si agita nel cuore una parola: cercate il suo volto, cercate il volto di Dio. E ho pregato in questi giorni: Signore, io cerco il tuo volto, mostrami il tuo volto, Signore. E mi si è affacciato questo volto, che è il volto paterno e materno di Dio insieme, che rifugge nel volto di Cristo, nato da donna. E ho cominciato a osservare il volto materno di Dio, che ci invita alla misericordia, il volto materno di Dio che viene rivelato nelle scritture del Vecchio Testamento e che rifugge nelle scritture del Nuovo Testamento, ma rifugge soprattutto nel volto di Gesù, l'uomo nato da donna, senza concorso di uomo. L'uomo nasce dalla donna, e soltanto dalla donna, per la potenza dell'amore di Dio, e Gesù porta i lineamenti di sua madre, sono i lineamenti di Dio, suo padre, i lineamenti paterni e materni insieme. E ho cominciato in questi giorni a leggere le scritture per vedere il volto materno di Dio. È il volto del padre e il volto della madre. Dio è al di sopra di tutte le categorie umane. Non lo chiamiamo padre giustamente perché è all'origine della vita, ma lo chiamiamo anche madre perché ci ha portato nel grembo. Lo chiamiamo sposo, lo chiamiamo amico, sono tutte le categorie umane per esprimere l'amore
meraviglioso di Dio, che si articola in tante categorie umane, ma che è al di sopra di ogni categoria umana, perché è l'amore infinito, non catalogabile, non esprimibile pienamente nelle diverse categorie umane. È chiaro che lo chiamiamo Padre, e nella rivelazione Dio si rivela Padre perché è all'origine della vita, è il Padre che origina la vita. E Gesù ce lo presenta come Padre, però in fondo Dio è anche Madre, perché ci ha portati in grembo, ci sostiene in grembo. E questa mattina voglio presentare i lineamenti materni del volto del Padre, che risplendono nel volto del Figlio, nato da donna, non nato da uomo. Adamo, il primo uomo, Eva, è formata da Adamo, ma il novello Adamo è formata da donna. Cioè Eva nasce da Adamo, dalle costole di Adamo, viene attratta dalla potenza di Dio, ma nel nuovo ordinamento, nella nuova creazione, l'uomo perfetto, Cristo Gesù, viene tratto dalla donna per opera dello Spirito Santo. Ed è qui la superiorità del Nuovo Testamento sul Vecchio Testamento, del Testamento Eterno. Quando venne la pienezza del tempo, Dio venne in questo mondo, nato da donna. Già nel Vecchio Testamento, Dio Padre mostra il cuore della madre. E questo cuore già è impresso nell'uomo stesso, perché l'uomo è stato creato da Dio, maschio e femmina, ad immagine di Dio lo ha creato. È misterioso questo versetto del Genesi. Dio ha creato l'uomo a sua immagine, detto. Maschio e femmina l'ha creato a sua immagine. Dunque, anche la femminilità è in Dio. Dobbiamo scoprire questa paternità di Dio, questa maternità di Dio, questo volto maschile, questo volto femminile, il volto virginale di Dio. Perché uomo e donna, appunto perché uomo e donna sono immagini di Dio, per cui nell'archetipo divino dobbiamo scoprire il lato maschile e il lato femminile, sono cioè i due lati che dobbiamo contemplare dell'unico Dio, che non è né maschio né femmina, però porta tutta la carica che si esprime nell'uomo, tutta la carica che si esprime nella donna, porta cioè la tenerezza della madre insieme con l'autorità del padre. Tutti gli elementi paterni, tutti gli elementi materni sono nell'unico Dio, che trascende però l'uomo nella sua fragilità, trascende l'uomo uomo, l'uomo donna, perché è Dio. Però volendo visibilizzarsi, volendo creare l'uomo a sua immagine e somiglianza, lo crea uomo, lo crea donna, ma chiama l'uomo la donna e la donna l'uomo, perché egli è uno. Egli congiunge la forza paterna con la tenerezza materna, e questo vuole dirci nella sua rivelazione. O Spirito Santo, io ti prego in questo momento di darmi le parole giuste per esprimere il mistero della maternità divina. Guardate,
osservando dall'osservatorio, io vedo l'umanità di oggi che tende all'unità, al superamento del sesso. E mi sono interrogato, Signore, che significa tutto questo? Perché l'uomo tende a prendere i lineamenti dalla donna, cominciando dal vestito, perché la donna cerca di avere i vestiti dell'uomo, perché i due sessi si vogliono avvicinare. E ho osservato questo, è una reazione anomala ad un richiamo evolutivo dell'uomo che tende all'unità, al superamento. È una reazione anomala, non corretta, non è questa la via, però è una reazione che denota un richiamo nell'evoluzione dell'umanità verso l'unità. E osservando così tutti i movimenti umani di oggi, c'è questa sete di superamento a tutti i livelli. L'uomo è chiamato all'unità, al superamento anche del sesso. Questi fenomeni anomali che noi troviamo vanno letti anche in questa chiave. Noi condanniamo facilmente, però dobbiamo guardare in profondità che significa tutto questo. Sono anomalie che si manifestano, ma anomalie che si radicano in un movimento verso l'unità, verso il superamento. È un richiamo di Dio all'unità dell'essere, che nel Vangelo è espresso in Cristo, uomo nato da donna, e che Paolo esprime in quella frase, in Cristo Gesù. Non c'è più né uomo né donna, né greco né barbaro, ecco la differenza di istruzione, né piccolo né grande, ma siamo tutti una cosa sola in Cristo Gesù. Gesù che unisce tutto in se stesso, recapitola tutto, egli che è l'immagine perfetta del Padre. Gesù in cui rifulge il volto del Padre, in cui rifulge l'autorità di Dio Padre e la tenerezza di Dio Madre, espressa da Maria, nostra Madre, che dà la vita al Verbo incarnato in questo mondo. E allora guardiamo il volto virginale di Dio, il volto virginale materno di Dio. Noi che contempliamo spesso il volto paterno di Dio, non possiamo addentrarci, però le scritture presentano Dio come padre e come madre. Già, l'immagine di Dio è impressa nell'uomo e nella donna. A immagine di Dio, egli ha creato l'uomo come maschio e come femmina. Dunque, nella divinità, in Dio, c'è la radice per l'uomo, la radice per la donna. Però la divisione tende all'unità, perché l'uomo è perfetto quando raggiunge l'unità. Quando l'uomo e la donna si trovano una cosa sola, come le persone divine sono un solo Dio. Dio si chiama Madre nel Deuteronomio, usa il Signore termini materni. Non sono io la roccia che vi ha partorito? Io che ho subito i dolori del parto per darvi la luce, proprio nel Deuteronomio, egli è la roccia eterna che ci ha partorito.
e ha avuto i dolori del parto per darci la vita. Sono termini squisitamente femminili. Nei profeti, le viscere, il termine rechem usato significa l'utero, le viscere si commuovono, o Efraim, nel guardarti, tu sei figlio delle mie viscere, il mio utero si commuove, un Dio che ha un utero, un Dio che patisce i dolori del parto, è un Dio che mostra il volto femminile, come una donna che non si può scordare del suo bambino nato dalle tue viscere, perché è nato dalle tue viscere, così neanche io potrò scordarmi di te. Ma se anche ci fosse una donna che si scordasse del suo bambino, io non mi posso scordare di te, nato dalle mie viscere. Efraim è un bambino, io lo guardo con occhio di amore, lo seguo, è come un fanciullo che io porto per mano, è come un bambino che io prendo per le braccia e avvicino alla mia guancia perché egli sente il calore materno. Sono il linguaggio di Dio, il linguaggio di Dio madre. E così in molti e molti tratti dei profeti Dio si dimostra madre per dirci in linguaggio umano la tenerezza di Dio, la cura di Dio. Mentre negli elementi del padre c'è la forza, la difesa, la cura che ha Dio, nella madre c'è la tenerezza, c'è quell'allevamento che noi abbiamo da parte di Dio. Dio ci alleva come una madre alleva i suoi figli. Il padre ha cura del figlio, procura il cibo, difende il figlio, lo porta avanti, realizza il figlio, ma la madre lo conduce, la madre lo accarezza, la madre fa sentire tutto il suo amore. Perché così Dio è completo, si mostra completo nell'amore. È chiaro che Dio è inaccessibile, non è né uomo né donna. Dio è uno, abita in una luce inaccessibile, nessuno mai l'ha visto, dice la scrittura. Ma una volta che si vuole fare vedere alla maniera umana, mostra il volto del padre e il volto della madre, che rifulgono veramente in Cristo Gesù. Cristo Gesù che nasce unicamente da donna, per ribadire che il volto di Gesù è il volto della madre, senza concorso di padre uomo. Il volto di Gesù è il volto di Maria, la carne di Gesù è la carne di Maria, opera dello Spirito Santo. Qui la femminilità di Dio si vede più chiaramente, perché il nostro Signore Gesù, uomo perfetto, nel tempo nasce unicamente da donna, per la potenza del Padre, per il seme del Padre portato dallo Spirito che è l'amore. Gesù mostra il volto materno nella misericordia che è nella tenerezza che contraddistingue appunto la madre. Lo abbiamo visto qui nelle scritture di oggi. Misericordia voglio, non sacrificio, non giustizia. Il mio cuore è pieno di compassione per questa folla. E Gesù passa mostrando il volto di madre per gli uomini peccatori e grida: venite a me. Il sacrificio
del parto di una donna, il sacrificio del figlio di Dio che ci partorisce là sotto la croce e muore, mostra il volto materno di Dio che sacrifica se stesso per noi, che si dà il cibo a noi come una madre nutre del suo petto e del suo latte il figlio. Così Gesù, Dio, nutre con il suo corpo, il figlio che siamo noi. Egli ci nutre con il suo corpo, come la madre dà il suo corpo al figlio, dà il suo latte al figlio. Così Dio, Gesù, dà il suo corpo a noi per nutrirci. Ecco, bastano questi semplici accenni per dirci che il nostro Dio è madre. E madre, il Padre Eterno, come dicono le Scritture, col volto di madre si presenta Gesù, con gli elementi della madre, anche sotto il profilo fisico, porti gli elementi della madre, sono gli elementi di Dio, che vuole nascere soltanto da donna, senza concorso di uomo, ma il volto di Gesù è il volto della madre. I sentimenti di Gesù sono sentimenti materni, ereditata da Dio madre, ereditata da Maria madre. Il cuore di Cristo è un cuore pieno di tenerezza, pieno di misericordia. Alla madre non si resiste, l'uomo non resiste alla madre, ha più forza di attrazione alla madre che il padre. Ecco perché Dio ha voluto mostrarci il suo volto di madre, per avere più presa sul nostro cuore, perché ci vuole per sé. Sono gli escogitamenti di Dio per avere forza di presa sul nostro cuore, sul cuore dell'uomo. Questa mattina vogliamo contemplare il volto di Dio, il volto di Dio Padre, il volto di Dio Madre. Sono sempre, ripeto, queste immagini umane, perché Dio al di sopra abita una luce inaccessibile, nessuno l'ha mai visto, nessuno ha visto il volto di Dio tranne colui che è sceso dal cielo, lo dice Gesù, nessuno ha visto il Padre tranne il Figlio che scende dal cielo. Se tu vuoi vedere il volto del Padre, deve vedere nel Figlio, e siccome nel Figlio il volto ai lineamenti femminili, perché li ha presi dalla madre, ecco che il volto del Figlio è come l'immagine più perfetta del volto del Padre. Dio si è manifestato nato da donna, questo è il volto di Dio, per dirci che Dio è tutto cuore, è tutto amore, è tutto viscere di misericordia per noi. E dobbiamo sentire il richiamo di Dio, perché ci vuole per sé. La madre è il centro della famiglia e Dio ci chiama a casa. La madre è al centro della dimora, della casa, la madre di casa, e Dio ci chiama come madre a dimorare nella sua casa. Nella mia casa c'è posto per tutti, diceva Gesù, nella casa di mio Padre c'è posto per tutti. Fratelli e sorelle, queste considerazioni al di fuori di queste categorie umane che abbiamo dovuto così mettere davanti per mostrare quali sono i lineamenti di Dio, qual è l'amore di Dio, per dare cioè una forma umana all'amore divino di Dio che è al di sopra di ogni categoria umana creata. Tutti questi accenni servono a richiamarci al Signore, a sentire la voce di Dio che ci chiama a sé. Venite, venite, guardate il mio volto, contemplate il mio volto. Fratelli e sorelle, Dio non lo può vedere nessuno, il suo volto non lo vede nessuno, è il volto di chi amano che non lo possiamo vedere, però risplende nel volto di Cristo, creato da una donna, che porta i lineamenti della donna,
Vediamo il volto di Dio nel volto di Cristo. Filippo, chi vede il mio volto, vede il volto del Padre. Il volto di Gesù è il volto del Padre che porta i lineamenti della Madre. Tutto ciò che è ricco nell'uomo, tutto ciò che di ricco c'è nell'uomo e nella donna è in Dio. Anzi, Dio è la sorgente, la fonte della ricchezza dell'uomo come uomo, della ricchezza della donna come donna. L'amore di Dio è infinito e si esprime in tutte le categorie umane. Usa il Signore tutte le categorie umane per esprimere l'ineffabilità dell'amore, ma è proprio nel volto di Gesù che noi vediamo il volto magnifico, meraviglioso del Dio Padre, di Dio Madre, il volto di Dio. Andiamo a Gesù, andiamo a Gesù che ci chiama, il Dio della misericordia. Suonate, suonate la tromba in Zion, uscite tutti e venite al Signore. Questo è l'invito che oggi ci viene dalla liturgia. Venite, uscite, ritornate figli, ritornate a colui che vi ama. Torniamo a Dio, fratelli e sorelle, torniamo a Dio, torniamo tutti a casa. Noi che ci siamo allontanati dalla casa paterna, torniamo tutti a casa. Dio ci attende con l'amore di Padre, con l'amore di Padre. Vedremo di nuovo il suo volto e saremo raggianti, perché chi guarda Dio diventa raggiante. Avremo la felicità di Dio, perché Dio ci ha creato per essere felici come Lui è felice. Fuori di Lui non c'è felicità. Amen. Fratelli e sorelle, torniamo al Signore, ve lo dico, torniamo al Signore. Questa bella parola Dio non l'ha vista mai nessuno, però il Figlio di Dio che è nel grembo del Padre ce lo ha rivelato. Dio ha un grembo, questo grembo è occupato dal Figlio. Il Padre ha un grembo e trattorisce continuamente il Figlio. E in questo Figlio che partorisce continuamente, che Egli ci chiama, la voce del Padre risuona nel Figlio continuamente, ed è nostra Madre Maria che ha dato nel tempo la vita al Figlio, che continuamente ci chiama a penitenza. Tornate figlie, tornate figlie. Sentiamo la voce del Padre attraverso il Figlio, sentiamo la voce del Padre attraverso la Madre Maria. E il Signore ci chiama se non andiamo errando a destra e a sinistra, superiamo tutte le divisioni. Dio ci chiama tutti nella sua casa, nella sua casa, a stare insieme. Si deve ricostituire l'unità del genere umano, del genere umano, superando tutte le barriere culturali, le stesse barriere fisiologiche. Quanto più non dobbiamo lavorare noi per riunire le nostre famiglie, per riunire tutti i nostri gruppi e stare tutti in casa, ricostituire l'unità, perché Dio è unità. E richiamo al ritorno nella casa del Padre, al ritorno nella casa della Madre, all'unità. Fratelli e sorelle, il Signore perdona tutti, ha misericordia per tutti, ma ci vuole tutti uniti. Il Signore vuole guarirci questa mattina. Quante guarigioni ci sono, quante guarigioni oggi. È giornata di misericordia per tutti.
Il Signore tocca i cuori di diverse persone, sta toccando i cuori di due uomini, di tre donne in maniera particolare, che sentono il richiamo di Dio, hanno avuto come nel cuore una percussione per queste parole. I loro cuori si sono aperti e le parole dalla bocca del sacerdote sono entrate nei cuori di queste cinque persone, due uomini e tre donne. Il Signore guarisce alcune ciste, guarisce il fegato, guarisce il grembo di una donna. Il Signore tocca la nuca di un'altra persona. Il Signore sta operando tante e tante guarigioni, piccole guarigioni e qualche grande guarigione di tumore. Arresta il male che imperversa, perché il Signore è grande, è buono, è ricco di misericordia. Egli si interessa dell'anima, si interessa del corpo, perché siamo una cosa sola, siamo suoi figli e vuole renderci felici. Ed è lui che caccia il nemico, che ci dice menzogne, il nemico che ci insidia, e ci sono liberazioni dagli spiriti cattivi che devono uscire fuori, non devono più sedurci, devono andare lontano, perché noi siamo i figli di Dio e il Signore sta liberando da spiriti immondi tante persone, sta purificando tante coscienze, sta liberando dalla morsa del maligno tante persone abbindolate, legate. Il Signore scioglie, il Signore libera i prigionieri, perché Dio è infinito nella sua misericordia. Oggi è giorno di misericordia, lasciatevi liberare da Dio, lasciatevi guarire da Dio, lasciatevi trarre da Dio, perché il nostro Dio è il nostro Padre, è il nostro Madre, è il tutto per noi. Queste cose vi dice il Signore. Amen. E adesso, fratelli e sorelle, gridiamo al Signore perché il suo cuore sia allargato per noi. Gridiamo al Signore e supplichiamole per tutti i nostri cari, per tutte quelle persone che si raccomandano alla preghiera di questo sabato. Preghiamo il Signore perché Egli, il Signore, è ricco di misericordia e le tue viscere si aprono di amore per noi. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli riuniti in questo Tempio di Gesù Liberatore. Tu hai inviato il tuo Figlio per liberarci, per guarirci, per consolarci, per riportarci a te. Padre Santo, ascolta la preghiera dei tuoi figli riuniti in questo Tempio ed esaudisci tutto quello che noi ti abbiamo chiesto nel nome del tuo stesso Figlio, che con te vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceve dalle tue mani questo sacrificio per lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ecco, offriamo questo sacrificio per i sofferenti presenti, ma anche lo offriamo per i nostri governanti e per tutto il popolo di Palermo che soffre, per la città. Questo è il luogo della città dove si prega per la città, per il popolo, per coloro che lo governano, per coloro che lo affliggono, per coloro che lo affliggono, per coloro che sono di peso, ai poveri, agli infelici. È il luogo della città dove si offre il sacrificio perché la misericordia di Dio scende sulla città intera, sui grandi, sui piccoli, sui sofferenti, sugli infelici, sui malati, sui moribondi. È il luogo della preghiera
per la città di Palermo sofferente, oppressa, per coloro che soffrono e per coloro che fanno soffrire, per coloro che obbediscono, per coloro che comandano, perché si faccia in tutto la volontà di Dio. E per tutti questi molteplici intenzioni che noi offriamo questo sacrificio. Ripeto, questo è il luogo in cui si prega per la città di Palermo. È il luogo dove si espia il peccato di Palermo, il peccato che grava sulla nostra città. Qui si cerca di espiarlo attraverso la preghiera dei sofferenti, unita a questa preghiera al sacrificio dell'unico Signore Gesù che può espiare i peccati del mondo. Ci soccorro, Padre, l'immenso amore del tuo unico Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì ma consacrò l'integrità della Madre e liberandoci da ogni colpa ti renda gradito il nostro sacrificio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie. Padre misericordioso, tu ci hai donato il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro fratello e Redentore. In Lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Mai Egli si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli. Con la vita e la parola annunciò al mondo che tu sei Padre ed hai cura di tutti i tuoi figli. In questi, per questi segni della tua benevolenza, noi ti lodiamo e ti benediciamo e uniti agli angeli e ai santi cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, santo, osanna, santo, santo, osanna, 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 osanna. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Salvatore e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità del Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Dell'unico Padre, teniamoci per mano, e come Gesù ci ha insegnato, gridiamo a Lui con tutto il cuore, chiediamo al Padre che ci liberi da tutti i nostri nemici, i nemici che stanno dentro di noi, i vizi, le passioni che ci occultano il suo volto. Preghiamo il Signore che ci liberi dai nemici che ci stanno attorno, quelli invisibili soprattutto, che ci fanno guerra, perché ci liberi da tutte le oppressioni, i turbamenti, le paure che a causa dei nostri peccati o dalle oppressioni che ci vengono dall'esterno fiaccano il nostro cammino, minano la nostra salute. Chiediamo al Padre misericordioso la liberazione di tutti questi mali, e chiediamo che il regno del cielo, il regno del Signore nostro Gesù Cristo, scende dentro di noi. Diciamo: liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Concedi la pace. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento.
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli. Chiediamo a Gesù l'unione dei cuori, che egli apri il suo cuore a tutti noi, buoni e cattivi, perché nel suo cuore c'è posto per tutti, è il luogo di purificazione, di pacificazione, di vivificazione, perché il cuore di Gesù è il cuore di Dio, che purifica, che libera, che unisce, che dà la vita. Chiediamo al Signore Gesù la pace, l'unione, la pacificazione, la gioia interiore, l'aumento della fede, della speranza e dell'amore. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che viverai nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di amore fraterno. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua presenza, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Dove si adora Dio, dove si prega per il perdono dei peccati propri, dove si prega per il sangue innocente sparso che grida vendetta a Dio, dove si prega per gli oppressori dei poveri, dove si prega per i governanti, dove si prega per i giudici, dove si prega per i carcerati, dove si prega per tutti i bisogni della popolazione, dove si piange il proprio peccato, dove si benedice Dio per i vivi e per i morti. Per queste molteplici intenzioni sostiamo un momento in preghiera. Signore, perdona il mio peccato. Signore, perdona il mio peccato. Signore, perdona il peccato della città. Signore, perdona il peccato della città. Signore, perdona il sangue innocente sparso. Signore, perdona il sangue innocente sparso. Signore, perdona i peccati di aborto. Signore, perdona i peccati di aborto. Per tutte le uccisioni. E tutte le uccisioni. Per tutte le stragi. E tutte le stragi. Per tutti i malefici. E tutti i malefici. Perdona, Signore. Perdona, Signore. I piccoli e i grandi. I piccoli e i grandi. Ti preghiamo, Signore. Ti preghiamo, Signore. Per il sindaco. Per il sindaco. Perché governi bene. Perché governi bene. Questa città. Questa città. Per il governo cittadino.
per i responsabili dell'ordine pubblico. Ti preghiamo, Signore, per tutti gli assassini, per tutti i furfanti, per tutti quelli che fanno del male. Ti preghiamo, Signore, per tutti i sofferenti, per tutti i carcerati, per i giudici che siedono in tribunale. Signore, ti preghiamo. Per il perdono delle nostre colpe. Per l'unione delle famiglie. Per la pace interiore. Ascolta, Signore. La nostra supplica. E adesso, Signore, ti presentiamo tutti i sofferenti dell'anima e del corpo. Noi ti porteremo in giro in questo tempio fabbricato proprio con il sangue dei cittadini e dei sofferenti, perché tu li guardi con occhio di amore, gli allevi le loro sofferenze, gli dia la pace ai cuori e la salute al corpo. Sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe suo Santissimo Sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.